Allora, abbiamo finito. Dov'era? Questa qua, la sensor search. Adesso ci resta ad andare a vedere, eccola qua, la parte più spessa di oggi, cioè come realizzare o come è stata realizzata la parte di visualizzazione delle configurazioni dei singoli widget. Anche qua abbiamo già tutto scritto, quindi speriamo che la cosa ci renda la vita più facile. Ok? Ripartiamo, sempre abbiamo visto dallo script che però sviluppiamo per ultimo, quindi il passo successivo allo script è la servlet. Ok? Lo script lo sviluppo sempre per ultimo in modo tale da avere tutto pronto e poter fare il test. Allora, la servlet si chiama widget configurator e va creata. Quindi andiamo a prendere il codice sorgente. Chiudiamo qua, facciamo che chiudere tutto. Allora, dove la mettiamo? Io l'ho messa, ho creato un nuovo package che si chiama dashboard widget, cioè tutti i widget relativi alle dashboard, in cui ho creato questo widget configurator e in cui ho spostato il widget che avevate creato con il professore, ok? Gli ho dato una posizione più consona, adesso è insieme a tutti gli altri. Allora, apriamo Widget Configurator, l'abbiamo detto. Per ora lavoriamo sul get, ok? Lavoriamo sul get e quindi consideriamo solo il metodo doGet, giusto? Ci sarà poi un metodo doPost e un metodo doPut. Allora, doGet che cosa fa? Beh, di nuovo, verifica se l'utente è loggato o meno, se non è loggato non fa niente. Quindi prende user data e controlla se l'utente è loggato. Poi, assunto che l'utente è loggato, il doGet va a recuperare dalla richiesta l'ID della dashboard. Quindi dall'altra parte, quando faccio la richiesta, gli devo poi passare l'ID della dashboard. Ok? Recupera l'ID della dashboard dalla richiesta, controlla che sia presente e che non sia vuoto. Ok? Quindi che sia utilizzabile. Se è utilizzabile, lo converte in intero, in modo tale da poterlo usare poi direttamente sul database. A questo punto abbiamo detto, ritorniamo velocissimamente qua, siamo arrivati qua, il primo passo è 2, chiamo il widget DataDAO e gli chiedo la lista di oggetti widget config data, corrispondenti a quella dashboard. Quindi, qua avrò un oggetto widget DataDAO che non ho ancora creato, ok? Però in teoria posso già iniziare a scrivere la riga corrispondente perché so quello che devo chiedere. Quindi vedete qua, DB Connect, mi faccio dare il widget DataDAO e dopodiché andrò a dire dammi tutte le widget config della dashboard, dato il dashboard ID. Quindi ho scritto in Java quella linea che aveva numero 3 o 2, 2. Vediamo un po', 2, ok? Quindi ho preso la 2 e l'ho scritta come istruzione Java. Quello che ottengo, non so ancora come, ma quello che ottengo è una lista di widget config data. E di nuovo questa roba qua io l'avevo scritta qua su, ok? Provider list widget config data. Quindi già solo traducendo in Java queste due linee ho praticamente completato la servlet. Perché? Perché a questo punto non mi resta che prendere la risposta, dire guarda che restituirò del JSON, convertire il JSON con questa cosa qua, JSON value to JSON screen all configurable widgets e rimandare via più dati. Non so se avete notato già anche prima, tutta la conversione di JSON sembra una roba facilissima, chiamo metodo. È tutto facile perché poi, se voi analizzate nel dettaglio ogni singola classe coinvolta, quindi sensor prima, adesso widget config, poi widget, eccetera, sono tutte JSON aware, implementano tutte l'interfaccia JSON aware. Cioè ognuna si serializza in JSON, è in grado di scrivere il suo pezzettino in JSON. Quindi qua sopra all'inizio mi basta chiamare toJSONString e praticamente tutti i componenti, tutti gli elementi della classe che gli passo a loro volta si trasformano in JSON. Ok? Quindi è così facile perché c'è un pezzettino di lavoro in più fatto in ogni singola classe. Andiamo a vedere il DAO. Ok? Quindi abbiamo visto la linea 2, la linea 6 che ci hanno permesso di completare la servlet. Ok?
2, 6, servlet finita, vado sul DAO. Allora, il DAO, ce l'ho qua, widget DAO, sarà il solito DAO, quindi la parte di creazione è identica, quindi widget DAO gli passo il DBC, che sarebbe DB Connect, se lo memorizza. Create default widget non ci serve perché è quello che ci servirà dopo. Eccoci qua. Get all dashboard widget configs. Con parametro intero l'ID della dashboard. Ok? Che è quello che abbiamo chiamato prima. Allora, di nuovo, visto che devo restituire una lista di oggetti widget config data, la preparo vuota. Dopodiché, faccio un primo passo, che è il passo, guardate qua, il passo 3. Quindi the database for widgets belonging to the given dashboard. Quindi dammi tutti i widget di questo dashboard. Guardate qua. This, perché sono io stesso che posso farlo, no? Quella query, essendo il DAO dei widget. Mi dico dammi tutti i widget di questo dashboard. Quindi vado a chiamare un altro metodo. Questo metodo, in qualche modo, adesso vediamo poi come, ma in qualche modo interrogerà il database e recupererà una lista di widget. Ok? Quindi non la configurazione widget, il widget. Quindi sensore, titolo e modalità di funzionamento del widget. Esattamente lo stesso oggetto che usavate per visualizzare il widget con il processore. Questa roba qua è una lista di widget. Poi ritorniamo qua. Allora, qua io facevo così. Tac, 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 ottengo il widget. C'era questa parte qua dove c'è scritto foreach widget che gira, che dice semplicemente ripeti sta roba un tot di volte per ciascuno dei widget, ok? E questa roba che cosa fa? Passo 4, costruisci una widget config data instance. Passo 5, wrappa, quindi ingloba l'istanza di widget. Tradotto, questo significa ho la lista per ciascun widget nella lista. Aggiungi alla lista delle widget configuration un nuovo oggetto widget configuration data a cui viene passato come parametro un widget. Quindi wrapper significa chiama il costruttore di quella classe passandogli l'oggetto da inglobare. Ok? Quindi questa classe qua si ingloberà un oggetto widget e gli aggiungerà qualcosa. A questo punto dobbiamo veramente andare a vedere questa classe qua come è fatta, cioè dobbiamo programmarla in qualche modo, se no non riusciamo a dare un modo per rappresentare le informazioni di configurazione. Andiamo a vedere come è fatta. Abbiamo detto wrap un widget, quindi lei deve memorizzarsi il widget. Perché se lo memorizza? Perché così ha già tutte le informazioni di configurazione settate. E quando vado a fare l'editing della configurazione, partirò visualizzando la configurazione corrente. Allora, vedete che all'interno ha una variabile di istanza privata di tipo widget. Poi avrà una map essenzialmente di opzioni configurabili. Questa map è una map particolare in cui la chiave è il nome del campo che si può configurare, quindi in particolare la chiave sarà il nome del campo dell'istanza di widget che posso cambiare. Okay. E perché il nome? Beh, perché così poi quando lo devo cambiare lo recupero facilmente, no? E avrà una lista di possibili opzioni. E se il campo è free text, come caption, sarà nulla. Se non ho nessuna lista, vuol dire che lì dentro ci posso mettere quello che voglio. Ok? Questa è un'assunzione di programmazione, quindi lo so io che implemento la configurazione. Quindi vedete, io ho due modi di configurare questo nuovo oggetto. In particolare, quello che ci interessa è crea un oggetto a partire da un oggetto widget. Questa roba qua non fa nient'altro che memorizzarsi il widget all'interno. Ecco l'operazione di wrap che vi ho scritto. Quindi passo C, wrap. E dovresti chiamare la initCommon, che è quella che prepara le opzioni di configurazione. E quali opzioni di configurazione ci sono per tutti i widget? Noi siamo fortunati perché tutti i widget sono uguali, certo, a parte la bacheca, che infatti qua non è ancora trattata, perché la bacheca bisognerà trattarla in un modo un po' particolare. Vado a creare la map, fino a prima l'avevo solo dichiarata, adesso la creo, e inizio a memorizzare la prima opzione che è caption null. Quindi, guarda, questo vuol dire, guarda che il campo di widget, il campo dell'oggetto widget che si chiama caption,
è libero, null significa posso scriverci quello che voglio, ok? Poi dovrò preparare il campo che si chiama style, e sapete che style può avere solo il valore, uno dei valori dell'enumerazione senso style, ok? Senso widget style. Quindi che cosa faccio? Potrei scriverli tutti a mano, ma se domani aggiungo un nuovo stile, sono fregato, non funziona più. Allora, quello che faccio è andare a capire via codice quali sono i valori possibili di questa enumerazione e memorizzarli sotto forma di array. Ed ecco quello che viene fatto. Preparo un nuovo vettore, dopodiché vado a prendere l'enumerazione e gli dico, dammi i valori. L'oggetto enumerazione ha questa funzione che si chiama values, che ritorna un array il cui contenuto sono tutti i valori possibili dell'enumerazione. Ok? Quindi è un array di sensor widget style. Io lo trasformerò in un array di stringhe. Quindi guardate qua. Lo prendo e lo memorizzo in questo style values che è un vettore di stringhe. Con un accorgimento. Visto che ho detto che la bacheca è una roba strana, non posso prendere un widget sensore di temperatura di impostazione di visualizzazione uguale bacheca. Ok? Perché non sarebbe corretto. Allora, per il momento lo filtro. Quindi li copio tutti tranne quello che è message board. Per cui sto filtrando message board. Di là passeranno come opzioni di configurazione saranno last, table, chart, non definito che vi ho aggiunto e basta. Message board verrà filtrato. Dopodiché memorizzo tutti questi valori possibili utilizzando come chiave il nome del campo di widget, dell'oggetto widget, in cui memorizzo lo style, che è appunto il style. Ok? Questo mi permetterà di dire quali sono i due punti che posso cambiare. E voilà, una volta fatto questo, ho il mio oggetto configurazione. Quindi vedete, non è nient'altro che il widget più i valori che posso configurare. Questa roba qua si serializza in JSON da solo. Il codice è molto semplice, vedete. Qui io vi ho riportato l'esempio di JSON corrispondente, in modo tale da sapere come si serializza. Si serializza in quel modo, si serializza in un oggetto widget, che è il widget vero e proprio, quindi con il suo titolo corrente, il suo stile corrente e le informazioni sul sensore, e in una parte options che dice, vedete qua che c'è corrispondenza, style può assumere last, table, chart, undefined, ok? Che sono quei valori che ho beccato andando a iterare i valori possibili dell'enumerazione. Caption era null, quindi può essere niente, virgolette, virgolette, posso fare quello che voglio. Ok? Per ogni widget ritornerò quindi alla mia servlet un oggetto del genere. Ok? Un oggetto widget config data che si serializza già da solo. Ok. Allora, ritorniamo al nostro data now. Vedete che qua ritorno la lista di widget config. Nella servlet avevamo già visto che quella lì viene serializzata e quindi ho finito tutto. L'unico pezzo che mi manca ancora è andare a vedere la funzione che recupera tutti i widget di una dashboard, ok? Che avevamo lasciato un attimino da parte. Beh, quella lì sarà semplicemente una funzione del DAO, sempre, perché il DAO può voler recuperare tutti i widget, in realtà è l'operazione che ci servirà per fare la visualizzazione. Ok? Quando io vado in modalità visualizzazione della dashboard, non in modalità creazione, voglio recuperare tutti i widget di quella dashboard e quindi ho bisogno di questa funzione. Dato l'ID della dashboard, che cosa fa? Apre la connessione al database e manda una query di questo tipo, che dice seleziona da le tre tabelle display widget, widget e sensor. Che cosa? Ah, intanto bisogna collegarla assieme, no? Quindi display widget di widget dovrà essere uguale a widget di widget e qua giù display widget di display dovrà essere uguale all'ID della dashboard che ci viene passata. Così come widget.id senso dovrà essere uguale al widget.id
sensor, punti di sensor, in modo da collegare le due tabelle. Quindi, morale della favola, dato l'ID, vado a pescare, unisco le tabelle assieme attraverso le loro chiavi esterne e vado a beccare la linea che corrisponde, o meglio, l'insieme di linee che corrispondono a questo ID display, okay? Quello che mi viene passato dallo script Ajax. Facendo così ho tutte le informazioni che mi servono, non mi resta che comporre il widget. Quindi, statement, compilazione dello statement, esecuzione, sui risultati che cosa si fa? Vado a beccare tutti i dati relativi al sensore che ho perché ho unito le tabelle assieme, creo un oggetto sensore, perché se vi ricordate il widget al suo interno ha un oggetto sensore. Okay? Quindi creo l'oggetto sensore, subito dopo posso creare l'oggetto widget, perché a questo punto ho tutti i dati del widget che arrivano dalla tabella widget, più tutti i dati del sensore che arrivano dalla tabella sensore che ho già memorizzato nell'oggetto corrispondente. Finita la creazione del widget, lo aggiungo alla lista da ritornare, ed è finita lì. Quindi è meccanico. Okay? Scrivo la query, compilo gli oggetti corrispondenti e ritorno alla lista. Fine. Morale della favola, di nuovo, siamo arrivati quassù. Abbiamo seguito tutte le freccettine, però ognuna l'abbiamo tradotta in Java essenzialmente, senza complicarci troppo la vita. Siamo arrivati qua, l'ultimo passo è lo script, cioè mandare i dati, mandare quindi l'ID della dashboard e recuperare indietro JSON e visualizzarlo. E questo è un pochettino più complicato. Allora, lo script, ci ritorniamo, quindi. Ed è qua giù. Allora, guardate qua, alla fine della ready, documento ready, apriamolo un po' più grande così si vede meglio. Che cosa facciamo? Abbiamo detto che chiediamo l'elenco dei widget da configurare quando viene caricata la pagina, ok? Quindi sulla documento ready. Infatti, alla fine di tutto, a un certo punto c'è questo: Create the widget view, do widget configuration view. Quindi chiamo una funzione che si occupa di fare quella vista lì. E come funziona? Allora, eccoci qua. Questa qua farà la richiesta in get alla service, ok? Quindi che cosa va a fare? Va a beccarsi l'ID della dashboard, che per il momento è fisso. Perché? Non l'abbiamo ancora preparato, non abbiamo ancora trattato la parte di codice che andrà a settare l'ID della dashboard. Sappiamo che quella roba lì sarà compito del controller, però non incasiniamo troppo il problema, no? È già abbastanza complicato di suo. Quindi partiamo con l'ID di dashboard predefinito. Però sappiamo dove viene memorizzato. E viene memorizzato nel campo hidden con nome dashboard ID. Riprendiamo un attimo la view per capire dov'è sto campo hidden, perché magari nel frattempo ce la siamo dimenticata. Allora, se andiamo a vedere la view New dashboard. Vedete quassù, eccoci qua. Quassù, annidato e nascosto, c'è, eccoci qua. Vedete che io ho messo anche un commento per ricordarci che dovrà essere poi generato dal controller. Input type hidden name dashboard ID valore 1, ok? Quindi adesso io sto ipotizzando di creare sempre la dashboard con ID 1. In realtà, quando farò creare una nuova dashboard, quell'ID cambierà. Però per il momento non complichiamo troppo la cosa. Allora, con lo script io vado a leggere il valore di quel campo lì e becco in value l'ID che mi serve da passare alla serve. Ecco qua che vado proprio a prendere il valore, vedete? Prendo quel campo lì, punto val, valore, e ho questo dashboard ID. A questo punto chiamo la serve, io non devo fare più nessun'altra cosa. Vi ricordate, passo 1, get dashboard ID. Infatti qua l'URL è quella della servlet, getJSON, perché so già che riceverò JSON, dashboard ID, che è l'oggetto, il parametro della richiesta che si aspetta, uguale all'ID che ho appena letto. La servlet farà tutto il suo manovramento sui dati che abbiamo visto finora, si spupazzerà per bene i dati e ci ritornerà un JSON. Quando arriva il JSON, arriva dove? In un oggetto data, che viene passato alla funzione che indichiamo noi, che è questo show widget configurator, cioè visualizza gli elementi che servono per configurare i widget.
Eccoci qua, questa roba qua sappiamo che è un array di quella pt.json che abbiamo visto prima, che era scritta nel commento della widget config. Quindi non ci resta che iterare su ognuno di quegli elementi e per ognuno visualizzare l'interfaccia grafica corrispondente. Guardate qua, dico, per ciascuno dei widget configuration object in data, questo widget config sarà un intero, ok? Che parte da zero e finisce alla lunghezza di dette, o meglio, sì, alla lunghezza di dette. Per ognuno di questi widget conf, che cosa faccio? Preparo l'HTML da inserire e lo metto in questa variabile. Vedete, widget HTML, che cosa faccio? Un div per fare il boxettino attorno, di classe SensorBox, così sappiamo che avrà il bordino e sarà bianco. Ci metto il titolo. E il titolo dove lo prendo? Dalla configurazione, dal widget all'interno della configurazione. Quindi andrò a dire h3 data di widget.conf, quindi quello corrente, punto widget, quindi prendo il widget, prendo il valore del campo caption del widget. Vedete che è quasi, quasi identico a lavorare in Java. Se io avessi dovuto beccare un'informazione in Java, facevo nome, istanza di widget.conf.getWidget.getCaption e qui è molto simile. Ok? Chiuso H3, finito il titolo. Dopodiché preparo uno span class left in modo che gli vada subito di fianco con nome rename. Quello lì lo dovrò poi agganciare, gli dovrò agganciare un onClick per poter andare a rinominare la caption. Poi a capo un pulsante che si chiama delete widget, il cui valore è delete widget, basta. Quello lì si occuperà di comandare la cancellazione del widget. Per ora non ci attacchiamo niente. Di nuovo a capo, andiamo a visualizzare la descrizione di quel widget. La descrizione del widget qual è? È la descrizione, secondo il nostro design grafico, è la descrizione del sensore che il widget visualizza. Quindi vado a prendere, sempre per il widget corrente, quindi data di widget conf, prendo l'oggetto widget, perché adesso come adesso sto visualizzando gli elementi, no? Quindi punto widget, punto sensor, punto description, la descrizione del sensore che è contenuta in quel widget, e la visualizzo. E questo è fin dove sono arrivato, ok? A questo punto vado a visualizzare questo HTML qua all'interno di questa widget configuration area, ok? Punto HTML, widget. Allora, quello che vi chiedo di provare a fare in quest'ultima mezz'ora è, intanto, passo 1, modificare questo in modo che al giro successivo non riscriva lo stesso div. Perché se io faccio punto HTML, quella roba lì riscrive il contenuto di widget configuration area. Ok? Invece io voglio fare come prima, farlo append. E questo è facile, ve l'ho già detto. Punto 2, provare a modificare, potete farlo anche prima, visto che modificare l'append è facile, provare ad andare ad aggiungere in questo pezzo di HTML che stiamo scrivendo nello script JavaScript, il pezzettino di codice che visualizza la lista discesa per selezionare le modalità di funzionamento del widget. Se noi riguardiamo il design che abbiamo qua giù all'inizio, vedete che adesso come adesso noi abbiamo preparato il titolo, il collegamento, il pulsante, la descrizione. Ci manca questo menu a discesa qua. Quindi quello che vi chiedo adesso è provate a visualizzare quel menu a discesa. Chi finisse, perché non è particolarmente difficile, può iniziare a pensare a come realizzare la funzione JavaScript che si occupa di rilevare un cambiamento sulla configurazione e compilare il JSON che deve andare all'interno. Ok? Quella lì è una parte un po' più complicata. Quindi provate a fare queste cose qua, se avete dubbi chiedete, e ovviamente chiedete se avete dubbi su tutto il resto, nel senso. Questa volta e la volta prossima sono ancora volte buone per risolvere i dubbi prima della tesina.
Ok?